Buongiornissimo, benvenuto o bentornato sul nostro canale. Allora, siccome questo siamo a maggio, è il periodo delle seppie, lo chef ha ben pensato di proporvi una ricetta sfiziosa e non è la solita seppia coi piselli. Io adesso giro la telecamera e vi faccio vedere che cosa vi sta preparando. Andiamo! Allora, chef, quindi oggi cosa andremo a cucinare? Oggi ci facciamo delle seppie con i carciofi e come prima cosa vi farò vedere come puliamo la seppia. Se qualcuno... Quanti? Perché la seppia macchia, sì, un po'. Anche per i carciofi. Ok. Andiamo ad aprire. Ah, ci sono le tettine. Queste allora le teniamo, non le andiamo a buttare perché poi le metteremo insieme al nostro composto. Ecco qua. Tiriamo via lo stomaco. Gli occhi. Questa è la parte che schizza di più, per esperienza, solitamente. Ok. E adesso andiamo piano piano. Andiamo a togliere la pelle. Si possono anche congelare e poi si riesce a pulirle molto più facilmente. Una volta che scongelate, non fatele scongelare completamente, lasciatele un pochino, come si dice dalle nostre parti, tra l'imbra e l'ambra. Esatto. In modo e maniera che la pelle vi venga via veramente come fosse la pellicina di quando vi spellate al sole. Però almeno così sapete come viene pulita la seppia nel caso in cui, non so, arrivate in pescheria all'ultimo e la pescheria sta chiudendo, c'è soltanto 2-3 seppie, però non ve le può pulire perché è già disinfettato, igienizzato tutto quanto, sapete come potervi comportare. Allora, togliamo l'osso, che perché ai canarini serve. Ma oltre che ai canarini, mi hanno detto anche alle galline, perché contiene molto calcio, alle tartarughe viene pure dato quest'osso. E se lo sai, anche agli orefici, perché ci colano loro. Ecco, a questo. E la nostra seppia è pulita. Allora, se rimane, perché molti dicono c'è un po' di pelle nelle gambette, questa pelle qua, ragazzi, non succede niente. Una volta che la seppia viene cotta, è buona. Esatto, cioè, non la vedete nemmeno più, come nel polipo. Anche il polipo, se la pelle resta, si magna. Ok. Ale, e la nostra seppia è pulita. Allora, adesso lo chef vi mostra come tagliamo la seppia per realizzare questo piatto, che tra parentesi è anche lo stesso taglio per fare la seppia con i piselli, seppia con le patate. Noi lo tagliamo molto grande in modo che abbia una cottura uniforme con il carciofo e che non ci voglia troppo tempo. Una volta si facevano quei bei lastroni di seppia. Ricordo quando Dolly proponeva esatto. La seppia ai piselli, ciccia proprio in bocca. Ma io ero una bambina, cioè si riempiva la bocca con un unico pezzo. Ok, ecco, dobbiamo far vedere anche come si pulisce la tettina della seppia, perché non va buttata, va mangiata. Quindi vieni con me e gli facciamo vedere
stando attenta a non rompere il nero. Esatto, perché in mezzo, vedete quella sacchetta? Quello è il famoso nero, quello che tendenzialmente esplode macchia tutto. Esatto. Col nero ci possiamo fare il risotto, per esempio il nero di seppia, oppure direttamente delle tagliatelle. Lo mettiamo nell'impasto dell'uovo e vengono le tagliatelle nere, magari con un sughino di sogliola, è una favola. È qualcosa di speciale. Sì. Eccolo qua. Via. Eccoci. Ali. E queste sono le tettine pulite. Ora che lo chef vi ha mostrato come tagliare, pulire e tagliare la seppia, sembra corretto anche far vedere il carciofo, perché vi ricordo che questo canale è stato creato anche per chi in cucina non è molto afferrato o comincia giusto adesso, quindi ha bisogno proprio di vedere passo per passo, Dalla A alla zeta. dalla A alla Z. Se tu invece che stai guardando sai già come pulire un carciofo, eccetera, semplicemente puoi scorrere in avanti. Tagliamo la parte iniziale che tanto è sempre più dura. Lo tagliamo a metà e ancora a metà. E lo lasciamo in acqua e limone in modo che non si scurisca. Ecco qua, questi sono i nostri carciofi, belli che pronti. Chiaramente anche il gambo andiamo a mettere, cerchiamo di buttare via il meno possibile. Eccolo qua. Quindi i nostri ingredienti saranno carciofi, prezzemolo, aglio, sale, pepe, seppia e olio. E ora andiamo alla preparazione. Allora, il pentolone di terracotta sempre pronto, via! Si può usare anche qualsiasi altro tipo di pentola, eh? Non è che io cucino bene con queste, quindi mi diletto con questa bella pentola. Ok, un po' di olio, accendiamo, perché si sa che la pentola di coccio ci vuole un pochino di più a scaldarsi. Ok, abbiamo buttato giù due spicchi d'aglio, privandoli dell'anima, adesso che stanno cominciando a soffriggere, buttiamo giù le nostre seppie. Ecco qua. Lasciamo andare 2 minuti, in modo che tirino fuori l'acqua e poi aggiungeremo i carciofi. Dopo che hanno soffritto qualche minuto le seppie, ci andiamo ad aggiungere i carciofi. Ecco qua. È rimasto un pezzettino di gambo. Sì. Eccolo. Pronti. Anche perché i gambi sono la mia parte preferita del carciofo, quindi se passa. Sale. Il sale, ripeto, è soggettivo, quindi c'è chi le sale di più, c'è chi le sale di meno, c'è chi non le sale per niente. Un po' di pepe, aspettiamo qualche altro minuto, poi aggiungeremo del vino bianco. Guardate qua, che bello. Arrivati a questo punto, versiamo del vino bianco, una Generosa mandata di vino bianco. vino Guarda, andiamo a bianco. ubriacarle queste seppie assetate. Parliamo un po' alla Valentina Rossi. E aspettiamo che evapora il vino, poi aggiungeremo la nostra acqua calda. Quindi si aspetta che evapori il vino, aggiungeremo quest'acqua che sta intanto Bollendo bollendo e dopodiché la seppia andrà per conto suo, sì. per conto suo. Ok. Allora,
per far evaporare il vino, ovviamente, vedete come si tiene leggermente scoperta la pentola, in modo in maniera che così il vino evapori. Comunque, andando avanti, qua. Diamo un'altra giratina alle nostre seppie e ci andiamo ad aggiungere la nostra acqua sempre calda, bollente, direi. Ecco. Ora chiudiamo il nostro coperchio e facciamo cuocere le nostre seppie almeno per una quarantina di minuti a fuoco dolce. A fuoco dolce, mi raccomando, ricordatevi che le cose cotte a fuoco lento o comunque dolce sono sempre più buone, sempre più tenere rispetto a quelle cotte velocemente. E ci rivediamo quando la seppia sarà pronta. Eccoci qua, sono passati all'incirca 45 minuti. Questo è Il risultato. risultato, guardate che roba spettacolare, seppie e Che carciofi. adesso andiamo a impiattare. Ovviamente l'impiattamento noi ve lo vogliamo far vedere nella sua massima bellezza. In casa ovviamente si prende un bel mestolone e si butta giù, magari con due fette di pane tostato. Eccolo qua, il cucchiaione. In sottofondo un gatto che sente l'odore del pesce, ma mi sembra giusto anche così. Ragazzi, buon appetito. Ecco qua, un po' di sughino, poi un po' di prezzemolo fresco. Anche il prezzemolo, ovviamente, ragazzi e ragazze, se piace, non tutti lo gradiscono, però questo è il risultato finale. Prima di salutarvi, vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella in modo e maniera che YouTube ti manderà una notifica ogni qualvolta ne pubblicheremo uno nuovo. Ti ricordo anche che puoi condividere questo video con i tuoi amici e parenti che magari vogliono conoscere la cucina marchigiana. Bene, prima di salutarvi, noi al solito vi diremo: Indovina indovina cosa cosa c'è c'è per per cena? cena?